Social Carpet nasce da una volontà di intanto di mettere insieme persone molto diverse tra loro e anche tutto sommato lontane da Expo. Expo è partito comunque anche con molte polemiche, non lo dimentichiamo, è anche poco conosciuto dal mondo, diciamo, tra virgolette, della non produzione. Quindi le persone molti non sanno esattamente che cos'è questa Expo. Quindi come fare per invece unire tutti e portarli qui ad Expo, pur rimanendo in questo caso in Sardegna. E allora abbiamo iniziato a fare una cosa molto semplice, tutto sommato, a tessere insieme, ma in una dimensione molto ludica, e la dimensione ludica è la migliore per apprendere e per emozionarsi. Mettere le mani nelle cose è il modo migliore per sentirle e quindi per avvicinarsi. È nato con la nostra regione, quindi con le nostre istituzioni regionali che hanno comunque creduto nell'idea di questi tappeti. Il tappeto d'altronde è anche una parola importante nella nostra isola, quindi abbiamo avuto prima il food carpet di Roberto Pezza e poi questo social carpet a tante mani. L'idea è anche quella di mettere insieme persone anche molto diverse. Perché uno inizia una tessitura e poi ci sarà un altro che la continua e quindi anche questo modo di scambiarsi i semi, i filati, terre, è un modo per raccontare la nostra isola ma anche per accogliere il mondo. Tant'è vero che oggi il tema è quello appunto dei semi del mondo, che ci hanno donato i cuochi dei diversi cluster del riso, del tè, del caffè, del cacao e quindi anche di semi, alcune varietà di semi in via di estinzione. E allora stare in Sardegna vuol dire anche accogliere il mondo, non vuol dire fare solo le cose che crescono in Sardegna.